Buongiorno a tutte, scusate l'inquadratura un po' così, nel senso che mi sono creata un trabiccolo con lo Scottex e degli integratori. Comunque niente, benvenuti in questo What I Eat in a Day. Come vedete prendo una ciotolina, ci verso uno yogurt senza lattosio e ci metterò tantissima frutta che io amo, in questo caso fragole, banana e frutta secca, ovvero mandorle. Mi piacciono queste bowl, poi io... Insomma, vedrete tantissima frutta, vi do questo spoiler perché amo la frutta. Chi è come me? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ok ragazzi, adesso sono al parcheggio in cui lavoro, dietro mi sono portata una mela e un toast con prosciutto cotto, poi se riesco a inquadrare qualcosa anche a lavoro mentre mangio volentieri, altrimenti ci vediamo per cena. E niente, mi porto sempre un toast e un frutto perché in realtà ho veramente pochissimo tempo per mangiare e mangio solo quando c'è uno spazietto tra un appuntamento e l'altro, e quindi prendo due cose che magari posso dividere, posso dare un morsettino e poi lasciare lì piuttosto che un piatto di pasta. Lo so che non è la cosa più salutare al mondo, però insomma per ora va così, quindi vi faccio vedere. Oh, quanta frutta! Mela, mia mamma mi aveva messo anche una banana e toast, quindi sì, tutto giallo e sì, una piccola botta, no? Pazienza. E appunto qui c'è il toast. Si va a lavoro.
vi ho detto niente, ma siamo andati a mangiare il thailandese. Che c'è? E abbiamo preso degli antipasti che si chiamano gyoza, che sono dei ravioli ripieni di verdura e carne. Poi abbiamo preso i mustè, che sono questi spiedini di maiale, coppa di maiale, con questa salsa agli arachidi e curry. Poi abbiamo preso il pad thai, che è invece una sorta di tagliatella di riso con gamberi e verdure. E adesso siamo in giro per il dolcino. Purtroppo per fortuna ho deciso di registrare What I Eat in a Day, e vi devo far vedere tutto quello che mangio, quindi sono molto trasparente e andiamo a fare i golosoni. Sono i miei capelli, bene. Vogliamo salutarli così?